Buongiorno, buongiorno. 29 di novembre, ci troviamo sotto il ponte Tiziano, Forlanini, dalle parti della casa di Monticone. Eccolo lì, in mezzo al fango. Cosa ci racconti, Giuseppe? Allora, qui siamo sotto il ponte Forlanini, che è l'imbuto che condanna Alessandria, perché la strettoia è il punto più stretto, è l'imbuto che condanna Alessandria all'acqua. E la condanna a pari portata, a pari discesa di acqua, a pari di quantità, metri cubi al secondo di acqua che scenderanno al prossimo evento alluvionale. Il livello massimo che raggiungerà non sarà uguale acqua, il livello sarà sempre più alto. Perché? Perché lo dice Monticone, che stamattina ha bevuto un litro in più. No, perché la dimostrazione, ecco, è qua. Allora, lì c'è il punto in cui il fiume non è arrivato, c'è la strada inghiaiata che viene giù. Sotto i miei piedi c'è la strada inghiaiata più lo spessore della melma, sono 7-8 centimetri. Fa vedere bene lo stivale? Ecco, questo è il punto in cui c'è la strada, la strada che viene giù inghiaiata. Questa è la melma che l'ultima piena ha riportato, quindi il letto ha innalzato. Attenzione, qua siamo in punto in cui l'acqua, siamo ai limiti del livello di massima piena, siamo in pendenza. L'acqua avrà oscillato, una piena di 20 ore avrà oscillato per 4-5 ore. Ma quando andiamo là, gli spessori di riporto di fango sono ben superiori, di fatto vedete i miei stivali, e più scendo e più affondo. Quindi, aspetta Giuseppe, quindi il letto del fiume, se qua ci siamo innalzati, là eravamo 8 centimetri, qua saremmo 10, lì saremmo mezzo metro, là siamo sicuramente superiori al mezzo metro, non so di quanto. E tutte le volte così, e tutte le volte aumenta il sedimento del fiume, sale il livello del fondo del fiume, e a parità di acqua che arriva deve alzarsi il livello di massima piena. E questo lo devono capire tutte quelle teste d'uovo che non vogliono pulire i fiumi. Poi capiamoci, o non li vogliono pulire perché hanno fatto degli studi, massimo rispetto della scienza, che io purtroppo sono un somaro, non posseggo, però la logica è questa, la logica è che se l'acqua non gli dai la possibilità di sfogo, l'acqua lo sfogo se lo trova, poi che sia casa tua, casa mia, che sia Corso Roma, non gliene frega niente, l'acqua il passaggio se lo trova. Studiate tutto quel che volete, i fattori di curvatura per avere le risultanze di erosione delle sponde quando il fiume, nelle assi del fiume. Studiate la difesa dei pilastri, studiate tutto quel che volete. Adesso però è dal 70 che studiate e le soluzioni sono queste, che quando arriva, qui è arrivata questa volta qua, è arrivata la metà dell'acqua, la metà acqua del 2016, e in via Remoti a San Michele sono di nuovo andati a bagno. Ma è possibile? Ma questo è il gioco dei matti. Quindi sarà sempre peggio. Sarà a parità di metri cubi al secondo di acqua che transita, il livello sarà sempre esponenzialmente in crescita. Ma i soldi. Ecco, i soldi, parliamo allora. Quelli che studiano continuino a studiare, ma per piacere ci facciano ripristinare le sezioni di tutti i corsi d'acqua. Il Po era navigabile fino a Casale, porca d'una miseria, ripristinatelo, questo è uno. I soldi non ci sono, balle, perché ogni piemontese, ma dico l'ultima, quella del 2011, ma i fondi sono precedenti. Ogni piemontese dal 2011, quando compra un litro di benzina, di gasolio, la bombola del gas, quando paga la bolletta del metano, paga un'accisa al fondo alluvionato. Allora, qui i casi sono due: o quel fondo alluvionato è una voragine senza fondo, è un fiume carsico che si porta via tutto il liquido che ci buttiamo dentro. È una tassa regionale, quindi. È una tassa regionale che si aggiunge a tutte le altre.
Oppure quel fondo c'è ed è ora di usarlo, oppure quel fondo è stato usato per altro. E qui bisogna andare a vedere come stanno veramente le cose, perché altrimenti qua di serio non c'è proprio più niente. È inutile proporre di aggiungere tasse su tasse, che non ce la facciamo più, che la nazione è economicamente in ginocchio quanto lo è a livello di territorio e di dissesto territoriale proprio. Geologico. Ormai è tutta l'Italia, ormai abbiamo, i nostri vecchi hanno riempito il mondo di ponti e di dighe e noi adesso i ponti ce li facciamo cadere sui piedi, ma questa è follia allo stato puro. E la dimostrazione, l'ultima dimostrazione, come se non bastasse tutto il resto, la dimostrazione è che con metà acqua del 2016 in chiesa San Michele è tornata l'acqua, ma l'acqua è andata in chiesa San Michele quando il Tanaro era ancora giù, perché il Rio Loreto non scarica. Hanno fatto dei lavori nel Rio Loreto, ma hanno fatto dei lavori, in parte saranno stati utili, ma ne hanno fatto dei nocivi, perché la sezione del ponte che porta alla chiesa, dopo aver ricevuto il Rio Giardinetto e il Rio e l'altro rio che arriva da sinistra, dalla parte opposta, diciamo, c'è una confluenza di Y e poi c'è il ponte che va sulla chiesa, che è la metà di sezione, poco più della metà di sezione, di uno dei due affluenti. Ma allora qua ci volete far stare il 2 nell'1, il 3 nell'1 ci volete far stare. Ovviamente, sempre per questo effetto qua, per l'effetto che il sedime sotto aumenta, il livello, il fondo dei corsi d'acqua aumentano, il ponte ha una sezione inferiore al passaggio di dell'acqua che arriva, e più che salire sopra l'acqua cosa può fare? Giuseppe, indietro non torna. Queste sono lamentazioni che conosciamo, una nota di auspicio. L'auspicio è che o ci mettiamo tutti quanti nell'ordine di idee di fare quello che c'è da guarda. E il problema sarà che c'è qualcuno che continua a non voler rifare questi lavori. Beh, è ora di piantarla lì, di andargli a chiedere che c'è un problema, che ce lo risolvono. È ora di portargli la soluzione del tipo: a San Michele dovete buttare giù quel ponte e lo dovete raddoppiare e dovete pulire il Rio Loreto, perché è inutile è demenziale che San Michele in via Remoti vadano a bagno quando il Tanaro qui è ancora basso. E qui al Forlanini sempre la solita questione, che questa massa di terra. Ma lì ci sono 25.000 metri, la regione sotto le arcate ce li ha messi, la regione i soldi ce li ha messi, la ditta è stata trovata. Dove portare la terra anche? Il lavoro non si fa perché il geologo ha fatto il carotaggio e deve dare le analisi. Quindi questo problema riguarda tutta Alessandria. Ma non solo, anche la Valpadana. Riguarda tutta la Valle del Po, i paesi che sorgono. La frana di Moncalvo, la frana che ha buttato giù il viadotto Torino-Savona, eccetera. È semplicemente perché l'acqua non riesce più a defluire, non riesce più a colare giù. Sì, non ha più. Sì, è costretto a fermarsi e cercarsi il passaggio, appesantisce il terreno, il terreno arriva a uno stato melmoso, per cui scivola giù. Ci vuole una laurea per capire queste cose. Quindi, Monticone, secondo te, hai fatto un'analisi precisa, anche con sto sfogo è più che giustificato, occorrerebbe che tutte le popolazioni, tutti i paesi, le cittadine, tutti quelli che sono andati a bagno, tutti quelli che hanno avuto questi tutti problemi, tutti quelli che l'hanno schiviata per poco, di non fare una richiesta singolarmente, ma fare una richiesta collettiva. Poi bisogna coordinarsi e andare da sta gente a dirgli: lo sappiamo che non lo volete fare, lo dovete fare, e i soldi ci sono. Perché i soldi sono nelle accise. Benissimo. Che continuiamo a pagare. Nelle accise che così continuano a pagare. A questo punto, dopo lo sfogo del nostro amico Giuseppe, noi vi lasciamo con questa ulteriore riflessione, che sarebbe quella che ha poi estrinsecato Giuseppe. Allora, ogni qualvolta il fiume, soprattutto quando esonda, porta una serie di materiali. Questi materiali che sono qui davanti, ad esempio, in una piccola esemplificazione, alzano il letto del fiume, e quindi la volta successiva il letto del fiume è ancora più alto e
più facilmente uscirà. Quindi a questo punto l'analisi è presto fatta. Che cosa bisogna fare? È presto fatto, gli studi ci sono, i soldi, come dice Giuseppe, ci sono, allora al via i lavori. Giuseppe, un saluto. Grazie, alla prossima. Piero. Diamo considerazione al buon senso. Buona giornata e arrivederci. Grazie a tutti. Ecco il ponte Forlanini qua sopra di noi. Qua praticamente le arcate stanno praticamente coprendo piante e terra. Le arcate sono fatte per vedere scorrere il fiume, evidentemente qui in questa parte d'Italia non è così. Arrivederci a tutti.